Grazie, nuovissimo video. Allora, in questo video volevo farvi un trucco super veloce e leggero, anche perché è caldo, mi sono scordata i pennelli, bene. E volevo fare un trucco super veloce, anche perché mi sono resa conto che sul canale non ho fatto più di tanto trucchi. E quindi niente, come prima cosa, allora cominciamo. Sono andata ad applicare questo qui, che è praticamente il burro cacao di Sephora al cocco. Questo coso non mette a fuoco, purtroppo, mi dispiace. Comunque è il burro cacao al cocco di Sephora. Poi sulla pelle vado a mettere come prima cosa la crema, questa qui è della Yves Rocher, la Sensitive Vegetal, quella per pelli arrossate. Vado per prima cosa a mettere lei. Poi, nel frattempo che si asciuga, provo a recuperare i pennelli, perché sennò davvero non so come fare. Lì ci sono quasi. Allora, si è asciugata, quindi vado a mettere questo, che è praticamente The Professional Matte Rescue, che è quello tipo gel della Benefit, e lo vado a mettere a son di base viso. Non vado a utilizzare il The Professional, quello classico, perché l'ho finito, quindi voglio finire prima questo per prima di andare a utilizzare l'altro. Non sono una makeup artist, quindi prendete questi trucchi un po' con le pinze, perché sicuramente farò delle super cavolate. E quindi niente, poi vado a prendere questo pennello che avevo preso all'H&M parecchi anni fa, quello che ha sia la parte piatta che questa per il blush. Io vado a utilizzare questo qua, che sarebbe quello per il blush. Vado a utilizzare il mio fondotinta compatto della Kiko, il numero N40, che si può usare sia bagnato che asciutto, ma io vado ad utilizzare asciutto. E lo vado a utilizzare proprio su tutta la pelle. Mi sono scordata di mettere il correttore. Vabbè, lo metto dopo e ce lo ripasso. Infatti mi sono già scordata i pezzi. Ho da fare un trucco veloce estivo, anche perché è caldo, non volevo andare a mettere troppi prodotti liquidi sul viso. L'unica cosa liquida che vado a mettere sul viso è il correttore, questo qua di MAC, che è il Prolongue, che ho nella colorazione NV20. E lo vado ad utilizzare con questo pennellino che mi è stato regalato e non so la marca, perché con questo poi vado a mettere anche la base, il primer occhi e l'ombrettino che ho scelto, che poi vi farò vedere. E poi lo vado a stendere anche un pochino con le dita qui sotto le occhiaie e sui brufoletti, però prima lo vado a stendere leggermente con il pennellino. Poi un pochino qui. Poi
Poi qua, qua non so come mai mi sono riempita di nuovo di brufoletti. C'è stato un periodo, secondo me c'è qualche prodotto che mi dà fastidio, perché ci sono stata qualche periodo che non avevo più brufoletti. Non lo so come mai. Vabbè. Più o meno. Allora, prendere una di queste passaglietti di Wacom che, come sapete, non mi piacciono più per struccarmi, e mi ci vado a togliere l'eccesso di correttore dal dito e dalla mano dove l'avevo messo. Poi mi vado a riprendere fondotinta e pennello e vado a sigillare un po' il correttore che ho usato. E vado a rifare un passaggio su tutto il viso. Non so come mai sembro troppo chiara. Forse secondo me è il tablet, perché dal telefono non mi pare, quando registravo, che venissi così bianca. Vabbè, passo agli occhi, metto il primer di Essence, questo qua è 2 in 1. Devo vedere un po' poi al momento che li monto se si vedono bene o no. Allora, non riesco tanto a parlare mentre registro, mentre mi trucco, non so se lo notate, e scusate se sentite la televisione accesa. Poi, come ombrettino vado, nel frattempo che il primer si asciuga sugli occhi, facciamo così. Vado a utilizzare il, non sono indecisa su quale blush usare, se usare NARS o se usare Kiko, ma forse mi butto su Kiko. E vado ad utilizzare, aiuto, questo pennellino qua di Wacom, il numero SD03, che l'avevo presa in una, era di una collezione, diciamo, un'edizione limitata. Esilda, hai visto la mia camicia? Quale? E quale potrebbe mai essere? Quella del matrimonio, l'unica decente che ho. Ah sì, la devo ancora stirare. E non puoi farlo subito, sì. Voglio metterla per la prima del cinematografo. Ma Martin, c'è ancora te. Ok, poi vado ad utilizzare come ombrettino Hyperspace di Naola e vado a riprendere il pennellino di prima. Signora, a proposito, volete venire con noi a vederla? No, non ci tengo. No, signora, non dovete fare così.
Questo ombrettino mi piace un sacco. Questo ombrettino di Nabla sarà, diciamo, il miglior acquisto fatto. Poi scusate, mi è venuto in mente che nella piega dell'occhio vado a utilizzare la palettina del duo di blush e terra di NARS, vado a prendere la parte della terra e con questo ombrettino di con questo pennellino di Essence da sfumatura lo vado a mettere un po' qui alla fine dell'occhio sulla, e faccio un po' di piega. Perché così facendo viene una cosa naturale e mi piace un sacco. Poi, come ultimo, sulle labbra non uso niente. Come ultima cosa che vado a utilizzare questo mascara che è Lash Princess di Essence, leggete voi, volume mascara, che ha lo scovolino fatto così, e poi vado a utilizzarci sopra questo qua che è il Miss Baby Roll di Maybelline, di L'Oreal, scusate, no, di Maybelline. Quindi ora vado di lui. Mi piace un sacco l'effetto delle ciglia che viene utilizzando questi due prodotti in combo, e quindi poi invece di mettere, volevo mettere Lucida Labbra, questo qua di It Style, però sono indecisa se rimettermi il burro cacao, però sapete che c'è, vado a mettere Lucida Labbra così almeno lo vedete con me all'opera. Questo Lucida Labbra effetto laccato e mi piace un sacco perché non appiccica per niente. Infatti peccato non avere più It Style vicino casa, perché sennò qualche altro colore sarei andata a prenderlo, perché c'erano tante colorazioni. C'era un altro colore che mi piaceva un sacco, tipo un rosa shock, però non sapevo se mi ci sarei trovata bene e quindi non l'ho preso, mentre ho preso lui che è il numero 05 Coral Pink. E niente ragazzi, questo qua era il trucco
trucco super veloce, ma alla fine è 16 minuti, quindi niente. Questo trucco mi piace tantissimo perché è leggero, però comunque fa il suo effetto. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo presto.